Siamo qui a Villa Bruno oggi pomeriggio insieme alla straordinaria scolaresca dell'Istituto d'Orso. Stamattina c'è stata una prima lezione, oggi siamo alle battute finali di questo straordinario PON. C'è la dottoressa Capicchiano. Prego dottoressa, ci spieghi un attimino il motivo di questa interessante visita oggi pomeriggio qui a Villa d'Orso. Allora. Salve, buonasera. Siamo qui a Villa Bruno per visitare la mostra del giocattolo antico, contestualizzata nelle attività previste per il giorno del gioco, una manifestazione che si tiene ogni anno qui a San Giorgio a Cremano. La tematica di quest'anno è la lentezza e quindi questa mostra cade proprio per farci scoprire quanto sia importante oggi per i ragazzi riappropriarsi dei giochi antichi. Quindi gli scacchi, quelli più tradizionali, che permettono ai ragazzi di fermarsi a giocare e lentamente riflettere sull'importanza del gioco. Bene così, non scopriamo tutte le carte, andiamo invece a scoprire la mostra. Siamo qui a Villa Bruno, la storia del gioco. Oggi siamo qui con Martina e gli faremo delle domande. Perché ha scelto di fare questo lavoro? In realtà non è un lavoro, è un volontariato, perché nella nostra città c'è bisogno di persone che fanno cose, perché è una città ricca di eventi, ricca di manifestazioni, e quindi è importante che i giovani si appassionino a questo mondo, e quindi ho deciso di candidarmi nel settore cultura del Forum dei Giovani. Cosa ne pensa di questi giochi molto antichi? Che secondo me si dovrebbe un po' tornare a giocare come si giocava un tempo, perché i giochi di oggi sono giochi molto singoli, giochiamo da soli con il telefono, con il computer, con il tablet, invece qui erano giochi fatti insieme, quindi un ritorno al passato andrebbe fatto. Cosa ne pensa dei bambini di oggi rispetto ai bambini del passato? Oddio, i bambini del passato non li conosco, però i bambini di oggi sono molto meno stimolati sicuramente rispetto a quando lo ero io, e secondo me si dovrebbe tornare ad essere stimolati come un tempo. A quali giochi giocava quando era bambina? La maggior parte del tempo passavo a giocare giù al parco, a nascondino, a pallone, pallavolo. Se ero a casa da sola, con le Barbie. Il tempo delle bambole è passato, oggi a cosa giocherebbe? È una domanda difficile. Oggi, non lo so, forse per strada, sempre con il pallone, insieme agli amici, nascondino, non lo so, qualcosa all'aperto sicuramente. Abbiamo lasciato l'era antica, ora lei fa uso di queste nuove generazioni di internet. Certo, è la nuova frontiera, è il nuovo modo di comunicare, quindi sicuramente ne faccio uso, non abuso, ne faccio uso per comunicare con le persone, per farmi conoscere, per pubblicare eventi, pubblicare foto, perché faccio le foto, quindi sicuramente li uso, ma in modo moderato. Com'è nata la vostra collaborazione? È nata molto tempo fa innanzitutto e ci ha legati un connubio importante. Lui è uno straordinario giornalista operatore, io un giornalista della carta stampata, della televisione, e quindi non c'è competizione fra noi, c'è un grande rapporto di stima profonda, di amicizia e di seria collaborazione. Perché avete deciso di fare giornalismo? E questa è una domanda possibilina, non è che si decide di fare un mestiere, il giornalista e il giornalismo è un mestiere, deve essere animato dalla passione. Io ho avuto dei grandissimi maestri, ho scritto per delle testate importanti anche nazionali, e devo dire la verità, la scoperta della verità, il raccontare la verità. E quindi oggi mi trovo veramente in grossa difficoltà, perché il giornalismo è in crisi, il giornalismo è piegato sulle posizioni del sistema, quindi sono racconti, narrazioni che non corrispondono mai alla verità. Uno degli esempi, uno su tutti, la falsemia, un altro è quello della guerra che è scoppiata in Ucraina, non è una guerra casuale, è una guerra che è stata organizzata da potenze, da forze esterne sia all'Ucraina che alla Russia. Cosa significa fare giornalismo? Per me significa moltissimo. Un po' ho già risposto a questa cosa, perché raccontare la verità oggi è pericoloso,
tantissimi colleghi hanno perso anche la vita per mantenere il rispetto verso se stessi, ma soprattutto verso chi ci legge, i lettori. Tutti hanno dimenticato che cos'è un lettore, un pochino per l'avvento di internet, però io che ho cominciato a scrivere a 18 anni col taccuino e la penna, mi è stato proprio insegnato con le scopole dietro alla testa di dire esattamente la verità, di non metterci mai nulla di mio, di fare una fotografia di quello che era successo, di quello che era accaduto. E quindi io sono abituato così, vengo da quella scuola. Oggi partono degli ordini dall'alto e ognuno dice, e tutti dicono in coro, la stessa cosa. Non c'è più il senso critico, il giornalismo è anche quello, è fondamentale. Essere alternativi anche a ciò che gli viene imposto, ci viene imposto dalle redazioni, dai direttori o dai mega direttori galattici. Né padrini né padroni, questo è stato il mio motto sin dall'inizio e quindi ho sempre raccontato ciò che vedo. Grazie. Il giornalismo comunque è passione, è passione. Io ho iniziato con la telecamera, anzi con il telefonino, ho iniziato a documentare tutto quello che vedevo e da me è nata la passione. E ti dico ancora di più, il mio tesserino mi è stato consegnato da lui. 7 anni fa abbiamo ancora le foto, sì, e siamo diventati amici. Ho aperto una testata giornalistica e lui è venuto a fare l'introduzione di questa testata giornalistica. L'ho tenuto un battesimo, diciamo così. Comunque è passione, se c'è la passione fai tutto. Se qualcuno pensa di fare questo lavoro per fare soldi, deve cambiare mestiere. Esatto. Questo è un lavoro dove si sputa sangue, dove non si guadagna molto. Si guadagna poco, però vai a casa e sei felice perché dici questi sono soldi puliti, sono soldi netti. Nessuno mi ha dato una mazzetta per dire una cosa diversa e raccontare bugie agli ascoltatori e ai lettori. Almeno noi. Da Villa Bruno, Angelo Dell'Ovo. E dopo questo tuffo nei giochi del passato, da Dalila Minocchi per TG Dorso, Notizia Più Non Posso.